ciao a tutti, ben ritrovati. Scusate, stavo spostando la lampada. Ok, accesa. Ciao a tutti, capelli bagnati. Inizio della quarta settimana, sembra il bollettino di guerra oppure il bollettino delle diete. Inizio della quarta settimana, almeno per le zone, le prime zone rosse, che sono quelle della Lombardia. Milano in particolare. Ok, allora, innanzitutto bisogna attrezzarsi per un periodo che ancora non è stato definito. Quindi, come dicevo settimana scorsa, i salotti finanziari non si potranno più fare a breve termine e probabilmente anche nel medio lungo periodo, perché gli scienziati continuano a dirci che ci sarà continuamente questo anda e rianda, no? Questo continuo aprire e chiudere, e il distanziamento sociale sarà una delle strategie che utilizzeranno. Questo significa che per un bel po' di tempo le persone non avranno tanto piacere e sarà comunque sconsigliato ritrovarsi in gruppi. Quindi i salotti finanziari, che erano fatti proprio per stare in gruppo, quindi il referral one to many, non si potranno più fare nello stesso modo. E allora chi, meglio di chi li ha inventati i salotti finanziari, poteva ristrutturare il format? Chiaramente bisognerà cominciare, io già ci ho lavorato, in questo weekend sono stata molto produttiva, e quindi ho studiato la modalità di fare salotti finanziari via webinar. Chiaramente devono essere fatti con un certo criterio, quindi come per i salotti finanziari normali, quelli che si facevano dal vivo, ok? C'è un format studiato apposta. Perché? Perché nulla deve essere lasciato al caso. Quindi anche lì ho dovuto ragionare che cosa poteva funzionare, come farli funzionare nella maniera corretta, ma soprattutto sapete che cosa c'è di interessante? È che col fatto che adesso siete diventati tutti digitali, tutti, quelli furbi si sono fatti le loro piattaforme digitali, quindi stanno lavorando online, al di là di quello che la banca mette a disposizione naturalmente, però il fatto di poter fare i salotti finanziari online, quindi in webinar, ti permette di poterli fare anche a uno di Milano, e tu abiti invece a Catanzaro, ok? Quindi i clienti non sono più del territorio, i clienti adesso possono diventare tutta l'Italia intera. Naturalmente vanno strutturati, come vi dicevo, con un certo criterio, perché devi essere attrezzato per farle in una maniera corretta. Quindi il format è pronto, tanto per cambiare, tanto per fare una cosa diversa, bisogna cominciare a ragionare in questi termini. Quindi, salotti finanziari online, bisognerà anche cominciare, come vi dicevo, a comunicare con i clienti con tutte le piattaforme possibili e immaginabili, che sono WhatsApp, che sono i social, che sono Telegram, che sono le piattaforme di mobile marketing, cioè tutto, che sono la mail, che a questo punto magari verranno cestinate un po' meno, anche se le mail, come vi dicevo, già vi ho detto altre volte, il 90% veniva cestinato, ma adesso la gente ha tempo, quindi anche le mail io le ritirerei fuori dal cassetto. Abbiamo scoperto una cosa, che ci basta poca acqua, come i cactus, e questo è una scoperta per ognuno di noi e porterà le persone a risparmiare di più, come vi dicevo nei giorni scorsi, quindi probabilmente porterà a investire di più, perché stiamo togliendo un po' tutto il superfluo. Adesso il superfluo è diventato veramente ridondante, adesso siamo contenti se riusciamo a portare giù il cane o a fare una corsetta intorno al palazzo, e questo già ci pare una grande conquista. Credo che andremo avanti ancora per un bel po', quindi bisognerà attrezzarsi. Il protocollo business coaching adesso è diventato tre formule: una è la basica, una è quella di gruppo, quindi dovete costituire un gruppo di almeno 10 persone,
è sempre sul base, e l'altra invece voi lo dovete costituire, non è che lo faccio io, se no vi pigliate l'individuale. E poi c'è invece quello avanzato, perché alcuni di voi, pochi, sono già attrezzati dal punto di vista piattaforme, e quindi gli serviva una cosa in più, ok? Quindi è stato strutturato anche quello. Vado a lavorare per voi. Tra il 2 aprile c'è il primo webinar, che però è destinato solo a chi fa coaching in questo momento, quindi in esclusiva per loro. Dopodiché si comincerà a programmare dei webinar anche per il pubblico che non fa coaching. Però io in questo momento do la priorità a quelli che sto seguendo, perché hanno pagato e hanno più bisogno di avere informazioni, e quindi loro hanno il privilegio di muoversi in una certa direzione. Poi per tutti gli altri arriverò, ma non adesso tocca loro. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Ciao, vado a sciacquarmi i capelli e asciugarli. Ciao ciao.